invasori che stanno cercando di distruggere il centro di comando, anche se però non sono riuscito a portar via la maggior parte del bottino. Per quanto riguarda bentornati ragazzi a questa nuova puntata di Apposti di Pandora. Io sono Uber, io sono Alex, oggi Django Lit e andiamo a trattare di... Hello from the other side. Bentornati ragazzi a questa nuova puntata di Apposti di Pandora. Io sono Uber, io sono Alex, oggi ragazzi Django Lit andiamo a trattare di strategia. Esattamente Uber, andremo a ripescare la vecchia strategia con ingegneri, invasori e infermiere, i quali ragazzi come sapete già... Questa tecnica consiste nel rilasciare ingegneri che disinnescano le varie trappole del nemico. Successivamente gli invasori, i quali fermano o bloccano come volete voi e distruggono le difese. Dietro le infermiere che curano gli invasori, è tutto correlato con missili e i vari eroi che abbiamo trovato. Ora ragazzi andiamo subito alla ricerca di un povero disperato da attaccare e ovviamente da rubargli le varie risorse. Rieccoci qua ragazzi, il nostro Vex ha trovato una base da attaccare, pari municipio, sei pronto? Sì, Vex? Sì, ora vado con gli invasori. Ok, andiamo via subito, attenzione, hanno partito un razzo su, li lasciamo le infermiere dietro ragazzi, successivamente dall'altro lato vado con gli eroi. Tutti okay. I miei eroi, la sfilza di eroi che non finisce più. Ok, rilasciamo anche le truppe che mi hai donato te, o caro Uber. Attenzione, lì c'è un altro bunker di lanciafiamme. Mi raccomando ragazzi, quando scegliete la base da attaccare, come abbiamo fatto noi, non cercate, non andate ad affrontare una base dove gli eroi hanno un livello superiore a 10, diciamo. Sì, anche verso il 15. Ecco, perché sono veramente difficili poi da gestire gli invasori. Esatto. Mi raccomando, state attenti alle truppe del clan e alle truppe che escono dai bunker, sì, perché quelle vanno dritte, sì, sui vostri invasori e ve li... Infatti adesso qui mi ero accorto che avevo tre eroi nemici che appunto stavano colpendo le mie infermiere, ma con tre razzi sono riuscito a buttarli giù. Tanto notiamo che c'è il fucile sparafulmini che mi ha buttato giù due infermiere. Sto maledetto, comunque me ne sono rimaste due. Quante truppe ci sono rimaste? 95. Ok. No, vedo che ho 5 invasori e 2 infermiere. Beh dai, dovresti farcela. Sì, 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 penso tranquillamente di riuscire a farcela. Infatti siamo già un 43%. 45. Stanno... si sono un po' sparsi, sono un po' lenti in questa partita. Vediamo che però... Ricordo che queste sono truppe speciali, 5 hanno un 50%. Tempo, esatto, un tempo anche lungo di fabbricazione. Sì, perché costano anche più che altro sia di elisir che di oro. Esatto, dunque sono truppe da vendetta, da scalata, esatto, eserciti da fare la sera per la mattina. Tanto Uber, notiamo che sono arrivato al 60%, mi mancano 20 secondi, però ho gli invasori che stanno cercando di distruggere il centro di comando, anche se però non sono riuscito a portar via la maggior parte del bottino. Un po' entrambi, adesso vedo che si sono attaccati al petrolio. Vediamo un po' il risultato. Non ho fatto al 100%, però ho rubato 278.000 d'oro, 279.000 di petrolio, ho preso 10 medaglie e ho vinto 2 teschi. Percentuale di distruzione? 74% 2 stelle, perché appunto sono riuscito a distruggere il centro di comando. Ecco, vi ricordiamo che gli invasori attaccano le difese per primo. Sì. E poi iniziano un po' alla volta a distruggere tutto il resto. Sì. Dunque, va bene per la scalata, per le risorse, vi ricordo che è meglio magari farsi accompagnare da qualche zanzara. Sì, o perché ormai tuffa, con tutti gli eroi che ormai hanno rilasciato, fate proprio fatica a fare un 100% secondo me con gli invasori, con un centro di comando a pari livello vostro.
purtroppo questa tecnica sta andando via via calando, via via diminuendo, perché comunque abbiamo visto che anche l'altra volta facendo un full vortex avete la vittoria assicurata al 100% senza problemi. Bene, dopo questo attacco ragazzi ci vediamo per i saluti e a tra poco. Eccoci ragazzi, nella nostra parte finale di questo secondo video di Jungle Elite abbiamo rispolverato una vecchia tecnica formata da ingegneri, invasori e infermiere, la quale però non ci ha sfruttato il 100% della distruzione dell'avversario. Ora ragazzi, come al solito ricordatevi di iscrivervi al nostro canale, se il video vi è piaciuto e se volete che continuiamo con la saga mettete un bel mi piace. Ricordatevi inoltre di iscrivervi sulla nostra pagina di Facebook, Instagram e Google+. Ora ragazzi, scopriremo qualche altro gioco, magari anche nuovo al Play Store, qualcosa di simpatico, così in modo anche magari di poterci sfidare io e Uber, che sarebbe una cosa molto interessante e anche divertente. Ragazzi, non mi resta che da dirvi alla prossima. 3, 2, 1. Bentornati. 8. Ben ritornati ragazzi. Ritornati. Eccoci ragazzi, nella nostra parte finale di questo secondo video di Jungle Elite abbiamo rispolverato la vecchia tecnica di